Bentrovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. E proprio all'interno è vero quello che diciamo sempre ogni settimana, ma ancor di più in questo nostro appuntamento, perché praticamente vediamo quello che è accaduto in una seduta particolare, una seduta che è stata convocata d'urgenza il 7 aprile al mattino, il pomeriggio e anche la prosecuzione serale per una serie di lavori tutti dedicati alle tematiche relative al contrasto della pandemia. Peraltro, essendo in zona rossa, noi non eravamo lì presenti, quindi ci siamo adoperati affinché possiate ascoltare anche quelli che sono i pareri dei consiglieri che abbiamo raggiunto con internet a livello telematico, ma vedremo anche così quello che è accaduto proprio all'interno dell'aula del Palazzo del Pegaso. Ecco i titoli. Parleremo della sfiducia a Bezzini, il Consiglio respinge una mozione della Lega. Invece è stata istituita la commissione speciale proposta proprio dalla Lega per quanto riguarda il monitoraggio dei vaccini. Invece è stata respinta la richiesta di istituzione di una commissione d'inchiesta proprio sull'andamento vaccinale. La mozione per esprimere il proprio non gradimento nei confronti dell'assessore al diritto alla salute e sanità Simone Bezzini, dimostratosi inadeguato al ruolo di questo momento storico, è stata respinta a maggioranza. L'atto presentato dal gruppo della Lega con prima firmataria la capogruppo Elisa Montemagni ha visto 25 voti contrari della maggioranza PD e Italia Viva e 16 voti favorevoli di tutte le forze di opposizione Lega, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Pertanto è stata respinta la mozione di sfiducia, ma vediamo tutto quello che è accaduto in aula, anche con le parole di Bezzini, del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il commento e poi l'esito finale da parte del Presidente Mazzeo. Non si sfugge, diciamo, ai problemi, li si affronta. Non mi sfugge anche il fatto che in questa vicenda ci sia anche da una parte una grande preoccupazione alla quale noi dobbiamo cercare in qualche modo di far fronte, quella espressa dai cittadini, ma ci sia anche un carico di strumentalità che attiene, diciamo, a una dinamica politica che in questo momento ha difficoltà, lo dico in senso generale, senza voler introdurre elementi di polemica particolare, a trovare quel minimo comune denominatore che servirebbe in una fase di natura eccezionale, in una fase di carattere straordinario, quel minimo comune denominatore che in alcune tornanti della storia le forze politiche rappresentative di questo Paese, pur nelle differenze, hanno saputo trovare, ripeto, per affrontare sfide di grandissima portata. Detto questo, non è sulla parte politica che mi voglio soffermare, voglio stare al merito delle questioni poste nelle iniziative consiliari, voglio stare al merito delle preoccupazioni espresse da tante cittadine e da tanti cittadini. Indipendentemente poi dalle sorti di ciascuno, io credo, e al di là anche delle preoccupazioni che ho espresso, credo che alla fine la Toscana ce la farà, e ce la farà perché non prevarranno le logiche di disgregazione, ma quel senso di comunità che questa regione ha sempre dimostrato nell'affrontare le grandi sfide che si è trovata di fronte. Grazie. A me criticatevi quanto volete, perché se lo fate probabilmente è giusto, sono stimoli che prendo, ma mi raccomando, non demotiviamo questo mondo, è il vero elemento forte, il vero piedistallo di una Toscana che è regione di solidarietà, che è regione di volontariato e di impegno valoriale, al di là delle opzioni politiche a cui questo poi si rifà. E io di questo mondo sinceramente mi sento orgoglioso e vorrei trasmettervelo nell'accogliere la costruttività con cui poi tutti insieme cercheremo di operare al meglio per il bene e il miglior servizio ai toscani in questa fase così difficile della vita della nostra comunità. Il consiglio urgente è stato voluto fortemente proprio dal gruppo della Lega per trattare il tema dei vaccini.
un tema che è salito purtroppo alle cronache nazionali. Sappiamo come la gestione scellerata del PD di queste settimane ha portato la Toscana ad essere ultima per la vaccinazione degli over 80 e ad essere indietro fortemente nella vaccinazione delle persone estremamente vulnerabili. Ecco, noi ritenevamo che parlarne oggi, questo momento di confronto, fosse utile come spartiacque per creare una nuova gestione, per dare una spinta a quella che è la campagna vaccinale, per ottenere dei risultati. Abbiamo chiesto le dimissioni dell'assessore Bezzini, perché lo vediamo come l'attore principale, insieme a Giani, di quelli che sono stati i servizi di queste settimane che tutti noi conosciamo, dalle vaccinazioni degli ultrafragili che fatte sul portale hanno creato tantissimi disagi ai cittadini, fino ad arrivare alle vaccinazioni degli over 80 che sono ultime nelle classifiche nazionali. L'assessore Bezzini merita di rimanere al suo posto. Insieme alla struttura e al Presidente stanno lavorando per fronteggiare questa terribile pandemia e per attuare il piano di vaccinazioni necessario per poterla sconfiggere. La Toscana è fra le regioni di testa per quanto riguarda la macchina organizzativa e la capacità di vaccinazione e sta cercando di recuperare i ritardi come quello della vaccinazione degli over 80. Inoltre, per quanto riguarda le proposte che sono state fatte oggi in Consiglio, noi diciamo no a strumenti che servono solo per la propaganda politica, come le commissioni d'inchiesta e per le strumentalizzazioni. Se non fossimo in zona rossa, la regione che ha descritto oggi Bezzini in aula sarebbe la meta ideale per andarci in vacanza, perché sicuramente non ha descritto la Toscana. Ha parlato di una regione in cui tutto viene organizzato con trasparenza e in modo pubblico. Quello che abbiamo visto con i nostri occhi, e penso per esempio al lab vaccinale più importante della Toscana, il Mandela Forum, era tutto tranne che trasparente. Quelle liste di riserva che hanno portato alle vaccinazioni dei cosiddetti furbetti, che hanno portato la nostra regione in copertina di tantissimi giornali nazionali, erano tutte tranne che trasparenti e pubbliche. Per non parlare poi dei numeri, i numeri dati da Bezzini sono numeri che non corrispondono alla realtà. I numeri dicono un'altra cosa, dicono che la Toscana è al penultimo posto per vaccinazione degli over 80. La verità è sempre maestra, io credo che non ci sia niente da nascondere in un processo che la Regione Toscana ha fatto e che molte volte era complesso. E chi dice guardate questa è una fase complessa e serve una soluzione complessa, è vero, perché la fase è complessa, nessuno di noi, io in primis, se avessi ricoperto il ruolo di Simone Bezzini non sarei stato all'altezza e avrebbe fatto tremare i polsi, nessun presidente della regione, penso nemmeno Eugenio, avrebbe mai pensato a un certo punto di affrontare non soltanto la terza ondata ma anche la fase vaccinale. Di chi è la responsabilità? Qualcuno ce lo deve spiegare, perché lei oggi ha fatto una relazione come se tutto andasse bene, come se tutto in Toscana fosse andato estremamente bene. Certo, ci sono state delle cose forse che hanno funzionato, ci sono state altre regioni che hanno fatto di peggio, ci sono state altre regioni che hanno fatto di meglio, ma onestamente a un consigliere regionale della Toscana deve interessare come funziona la sua regione, come sono andate le cose nella sua regione. Lei oggi non ci ha detto niente. Come si programma la Toscana da qui ai prossimi 4 mesi? Assessore, magari io mi aspettavo che qualcuno oggi, lei, che ce lo spiegasse. Chi chiede collaborazione ed è disponibile ad accogliere i suggerimenti anche da parte delle opposizioni si pone con un atteggiamento collaborativo, perché noi non abbiamo niente da guadagnare, nemmeno come opposizioni, se la campagna di vaccinazione di massa non funziona. Metterei, non essendoci altri interventi, in votazione la mozione numero 282. 16 voti favorevoli e 25 voti contrari, la mozione numero 282 è stata respinta. Tenere sotto controllo l'operato della giunta regionale istituendo per la durata di 3 mesi rinnovabile una sola volta la commissione speciale per il sostegno e il monitoraggio e il controllo della campagna vaccinale per la prevenzione da infezione Covid. Quanto chiede la proposta di delibera presentata dalla capogruppo della Lega Elisa Montemagni, approvata dal Consiglio regionale con il solo voto contrario di Fratelli d'Italia. Nel corso del voto sono stati approvati anche alcuni emendamenti proposti dal Movimento 5 Stelle, da Italia Viva e dal Partito Democratico.
ma siamo comunque felici di aver portato a casa una commissione speciale, che è quella che consentirà anche a noi dell'opposizione di poter dire la nostra e di vigilare sull'operato della Giunta, cosa che in questi mesi non ci è stata possibile perché la Giunta non ha mai dialogato con il Consiglio. Quindi noi vogliamo che questa commissione si renda partecipe del processo della vaccinazione, perché vogliamo arrivare a compimento della campagna vaccinale mettendo in primis dei paletti chiari, che sono quelli della vaccinazione dei nostri anziani e delle persone estremamente fragili, e poi anche andare a capire quello che non ha funzionato e cercare di migliorarlo, perché vogliamo dare risposte a tutti quei cittadini che giornalmente ci chiamano e ci chiedono aiuto. Una commissione in questo momento deve essere il contenitore perfetto, esteso a tutte le forze politiche, ai tecnici e alla Giunta, per cercare di elaborare delle nuove modalità che dovranno prevedere non solo lo svolgimento del resto di questa campagna, ma probabilmente anche di quelle future. Perché già gli scienziati ci stanno dicendo che ci saranno nuove campagne vaccinali da fare a seguito delle varianti che probabilmente richiederanno altri vaccini, vaccini che potranno essere somministrati in modalità diverse e per diverse indicazioni che verranno dal governo nazionale. Dobbiamo essere pronti a questo e non ci possiamo più permettere gli errori inaccettabili che ci sono stati in questi mesi. Per questo presenteremo le nostre proposte e contribuiremo a questa commissione di cui noi per primi abbiamo proposto l'istituzione. Il Consiglio c'è, la commissione, la terza commissione o la diversa organizzazione che citeremo sicuramente ci sarà per collaborare e per riuscire a fare il massimo nell'interesse dei nostri cittadini. E ricordiamoci di non sottovalutare e di non denigrare il sistema sanitario regionale toscano, che è, non perché lo dico io, lo vedremo con i dati del MES, uno dei migliori, lo è perché è stato organizzato bene in passato, nessuno ha smantellato il sistema pubblico toscano perché c'è ed è forte, e grazie ai tanti operatori e all'abnegazione dei tanti operatori sanitari e non solo che lavorano nel nostro sistema sanitario. Siamo all'opposizione, ma come abbiamo sempre detto, vigili, attenti, ma un'opposizione costruttiva, e pensiamo che l'arrivo di questa commissione speciale possa essere a supporto appunto della Giunta e dell'assessore stesso. Se poi ci sono altre parti politiche che non accettano, e bisognerà, anche noi tante volte non accettiamo certe altre soluzioni che ci vengono proposte, e qualcuno se ne dovrà fare una ragione. La commissione speciale, che oggi mi sento dire da alcuni colleghi che è un grande atto di responsabilità, perché oggi è il momento di prendere le decisioni, perché oggi dobbiamo vaccinare, 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 non indagare, ma vaccinare, vaccinare, vaccinare. E mi volete dire che lo strumento più adatto ad accelerare il processo di vaccinazione, lo strumento più utile al vaccinare, 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 è creare l'ennesimo strumento, ne avessimo pochi in Regione Toscana, l'ennesimo strumento da cui dovrebbero passare tutte le decisioni sul piano vaccinale? O chi lo dice sa già che da questa commissione non passerà niente e non deciderà niente, oppure chi lo dice è colui che invece vuol rallentare il vaccinare, vaccinare, vaccinare. È stato un po' difficile arrivare a questa conclusione, ma credo che abbiamo fatto bene. Non possiamo occuparci soltanto di Covid, deve il Consiglio regionale tornare a fare anche la propria attività ordinaria, e credo che la Commissione avrà uno spazio di rappresentatività, e credo che ciascuno possa poi riconoscersi dentro le funzioni che sono state riconosciute a questa commissione speciale. Invece l'Aula ha respinto la proposta di delibera che chiedeva l'istituzione di una commissione d'inchiesta per verificare le misure messe in atto dalla Giunta e dal sistema sanitario regionale, e degli atti e dei criteri seguiti per contrastare la pandemia, ma soprattutto per gli acquisti, per la fornitura dell'organizzazione, della gestione, della verifica di tutta la campagna vaccinale. Hanno votato a favore i gruppi proponenti, ovvero Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Forza Italia, contrario il PD, si è astenuta la Lega e non ha partecipato al voto il gruppo di Italia Viva. Quante persone riceveranno la chiamata diretta, ovvero non saranno costrette, si parla specialmente di persone anziane, molto anziane o di persone fragili, a fare l'odissea tra vari siti internet? Quante la riceveranno? Gliel'avete comunicato? Nessuna risposta. Abbiamo chiesto come mai i medici di famiglia a novembre sottoscrivevano un patto con la Regione Toscana e soltanto a febbraio hanno iniziato a vaccinare. Cosa è successo in quei 3 mesi? Abbiamo chiesto alla Regione Toscana chi, con quali atti, ha
dato il via libera a determinate categorie, gli avvocati per esempio, anziché altri. Abbiamo chiesto alla Regione Toscana di sapere se esistevano delle liste parallele, le liste di scanzi, se esistevano, chi le gestiva, come le ha gestite. A tutte queste domande Bezzini non ha mai risposto, né in commissione né in consiglio. Per questo abbiamo chiesto una commissione d'inchiesta. Qui non si tratta di, come dire, da una parte vedere i paladini della giustizia, dall'altra invece vedere quelli che fanno gli accordi. No, qui si tratta di priorità. La priorità qual è in questo momento? E lo ripeto nuovamente, organizzare al meglio una campagna vaccinale che ci faccia uscire da questa situazione. Ed è evidente che si può sempre migliorare ciò che ad oggi purtroppo è andato storto, lo diceva anche il capogruppo Torselli, però la commissione d'inchiesta non è che il giorno dopo dà la risposta alla signora che magari è ancora in lista di attesa, non gliela dà, perché non gliela può dare, dà alla signora la risposta che è in lista di attesa, un intervento massiccio anche di risorse, dove ci sono da migliorare sistemi informatici, dove c'è da migliorare una piattaforma, dove c'è da migliorare gli hub vaccinali, dove c'è da garantire che nei piccoli comuni si faccia una vaccinazione rapida, dove c'è da garantire che i vaccini arrivino laddove ancora oggi ce ne sono troppo pochi. E quindi abbiamo cercato di raccontarvi anche, grazie all'aiuto dell'ufficio stampa del Consiglio regionale e dell'ufficio stampa di tutti i consiglieri, quello che è accaduto il 7 di aprile in questa seduta d'urgenza. Io vi ricordo, per tutte le informazioni e gli aggiornamenti, c'è il sito internet www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è qua tra 7 giorni dentro il Consiglio.